What's up guys, qui è il vostro Naked, che vi parla ragazzi, siamo tornati con un nuovo video, signori miei. Il nazionale is back per portarvi un'armozzola che raga, veramente no sense, cioè non potete capire. Di 10 to kill, credo vivamente che sia anche più potente del RPK, e non sto scherzando, guaglio. Madonna San Gennaro, il Sakin MG38, pisellone enorme, veramente, guardate che bestia, guarda, occupa, talmente grosso che occupa tutto lo schermo, raga. Ovviamente, una potenza che è fuori di testa, ragazzuoli. Mischiata ovviamente la potenza del mitraglione contenuto all'interno. Inutile che vi dica, unica pecca, le movenze che risultano alquanto a rilento, un po' come una anziana signora nelle corsie della Lidl. Ma comunque sia, un'arma che poi vedrete nel video, raga, no sense, veramente. Cioè mi sono fatto i full team, poi la partita che vedrete ero solo versus coppie, quindi un macello veramente fortissima, pochissimo rinculo e ovviamente un po' lenta nei movimenti, essendo comunque bella grossa da portarsi dietro. Mirino AIM OPV4 senza calibrazione, laserone, tatticone OLV per dargli un po' di sprint in entrata in modalità mirino. Ovviamente canna Bruen Silver da 20, calibrata più 30 stabilità rinculo e basta. Dopodiché, silenziatore il Talon 5, calibrato più 90 fluidità rinculo e meno 50 in stabilità puntamento da fermi. Sottocanna, mitragliatrice leggera Bruen Warrior, madonna che nome imponente, cioè proprio mi viene il durello. Più 30 in stabilizzazione rinculo e più 20 in stabilità puntamento da fermi. E la build è completa. Ragazzi, io non vi dico niente, guardate il video, fate le vostre conclusioni, ve la consiglio, credo ovviamente che insieme al RAL sia il mitraglione con il time to kill più basso, anche più dell'RPK. Ovviamente la differenza sta nel che l'RPK è un mitraglione ma è molto più leggero e si ricarica ovviamente molto più velocemente, quindi sta solo lì la differenza, però di danno raga è imbattibile. Quindi ragazzi belli, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del mitraglione pazzo del nazionale. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella ragazzi. Notte giove. Roba, oh. Sono pure un AIM e fanno paura. Guarda roba. Oh! Fregato da solo, insomma. Mannaggia. Richiedo ricognizione aerea. Ricevuto. Ricognizione attiva. Una roba da pazzi, raga, ce n'era veramente uno.
Come scusa? Attenzione, UAV in uscita dall'area operativa. Posso arrivare dietro? Dove cazzo? Uno c'è fantasma. Acciurugaz. Posso dire la faccio rogaz? Minchia, se vi dico che mi fa cagare sta zona. Ecco. Questo è una delle motivazioni della quale mi fa, per la quale mi fa cagare.
Ah, erano in due, erano in due, erano in due, erano in due. Hanno sparato in due. Ah, erano in due.